L'ispettorato appunto si occupa dei controlli in materia di legalità e di sicurezza su ogni luogo di lavoro. E noi stiamo manifestando proprio perché siamo ormai al collasso, non abbiamo risorse né umane né strumentali né finanziarie, e siamo sempre di meno e facciamo sempre di più. Siamo pochi, i tecnici sono pochi, ne abbiamo pochissimi in Italia, nel territorio bolognese ne sono tre. Tre ne abbiamo. Fino ad ottobre, non avevamo comunque la competenza in tutti i settori, quindi sono preparati per svolgere controlli nel settore edile e in altri marginali ambiti. Quindi comunque devono essere anche formati. L'ultimo concorso bandito proprio per ispettori tecnici ha fatto sì che consentisse l'accesso ad ogni tipo di laurea, quindi non solo in materie specialistiche. Quindi noi non capiamo adesso dove vogliono arrivare, cioè soltanto per avere una finalità di cassa oppure per svolgere effettivamente un dignitoso lavoro in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che in materia di legalità, perché non ci dimentichiamo che l'ispettorato svolge, oltre alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche i controlli sulla legalità, quindi lavoro nero, appalti sotto costo, sfruttamento e quant'altro. Nel caso aveste voglia di approfondire, questa è la busta paga, ve la lascio, di un ispettore tecnico con 34 anni di anzianità. Guardi, questa è la mia busta paga di gennaio. Perché così, invece di parlare solo così di cose campate in aria, questa è dopo 34 anni, questa è la mia busta paga di 34 anni di anzianità. Sì.